Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. In questo video, ragazzi, volevo andare a potenziare Pistolera in quanto la sono riuscito a portare a livello 200 della seconda evoluzione. Di già gli manca il talento, la skill gliela sono riuscito a portare fino al livello 9. Abbiamo un altro livello di iscrizioni che possiamo fargli e dovevo andarle a sbloccare l'equipaggiamento. Quindi, siccome sono riuscito finalmente a trovare tutto quello che mi serviva per poterlo, diciamo, aumentare, ho anche 800 gemme, quindi magari ci prendiamo il primo equipaggiamento usando i meriti e i successivi magari facciamo due roll con gemme, che l'ultima volta è andata abbastanza bene, quindi faremo così. Allora, vediamo un po' con quali caratteristiche è uscito. Caratteristiche abbastanza inutili, direi di andare velocissimi nel roll, perché tanto ci blocca quando c'è qualcosa a 5 o a 4. Ecco, 5 PF. Ma io PF su di lei direi di tenerla, perché sta bene, alla fine deve sopravvivere. Facciamone qualcuno con 5. Vediamo un po' se ci dà qualcosa di buono. Altrimenti ne facciamo uno direttamente, un paio con... Ne facciamo magari un altro, altri due, un altro. Niente da fare, anche perché praticamente aggiungi 5 gemme ma la probabilità è la stessa, quindi tanto vale che ce ne facciamo due con 155 gemme l'uno, sperando di beccare qualcosa di figo. Bam, un 4 resistenza al critico, non ci faccio abbastanza niente. Facciamone un altro, 155 gemme, ottimo schiva, critico. Ragazzi, direi che ci siamo, perché abbiamo un resistenza al critico 5, un PF 5, un critico 4 per il razzetto, neanche troppo male, uno schiva che è ottimo per lei, un altro PF per un totale di quasi 30.000-27.000 HP in più, resistenza al critico, un po' di resistenza. Diciamo, per me che non ho tante gemme da rollarci, è un set che per adesso va stra benissimo. E quindi a questo punto volevo andare a provare l'ondata. Mi avete detto che con Pistolera è uno scherzo, e quindi volevo andarci a provare almeno un paio di volte e vedere se riesco a superare l'ondata AF. Quindi andiamo qui AF, iniziamo e vediamo un pochettino se ci si riesce. Per fortuna, ragazzi, hanno messo il per 4. Intanto top, i fantasmini vanno a rompere le balle. Ecco, qui c'è un ingaggio, qualcuno arriva, rimettiamo il per 4 e finisce la prima ondata. Seconda ondata per 2, vediamo un po' che cosa succede. Difendono bene la seconda ondata, mi pare ancora tutti quanti vivi. Ok, si è accesa anche Zucca. Siamo per 2, ok, spuffata subito quell'ondata lì. Vediamo, ragazzi, i fantasmini sono un portento. Attenzione, vediamo un po'. Riesce ad arrivare un cavalier teschio. Ok, ci si accende anche sopra un paio di volte Zucca. Perfetto, spawnano tutti vicinissimo nella 4. Vediamo che ci se la fa. Ragazzi, davvero easy. Cioè, è davvero easy. Ero morto, mi erano morti tutti penosamente prima di prendere Pistolera. Vediamo, primo gruppo fatto abbastanza facilmente. Secondo gruppo anche. Siamo sul demone. Ti vanno sul demone che si sta tankando Vlad senza nemmeno troppa difficoltà. E vediamo che lo buttano giù tutti vivi. Davvero facile. E abbiamo superato l'ondata F, ragazzi, con una semplicità che non mi potevo aspettare. E quindi adesso le altre sono bloccate. Sono riuscito a finire davanti anche l'ultima ondata. Non me lo aspettavo al primo tentativo, con una facilità incredibile. Davvero OP Pistolera. Per fortuna, almeno dopo tantissimi mesi, mi è uscito. E devo dire, è un eroe molto molto fastidioso per chi attacca, abbastanza difficile se non avete il nuovo drago. Anche se si può ingannare con i soldatini, cioè ci sono modi per ingannarla. Fatto è che rimane un eroe davvero rognosissimo. Quindi per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, lasciate un bel like, un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo eroe che è riuscito a superare al primo tentativo questa ondata pazzesca, anche se sono tutti un pochettino, diciamo, pompati, anche Anubis skill 10, bastione 8, eccetera eccetera. Comunque, like, commento, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.